questo pomeriggio sotto la luce dell'Ener, che ringraziamo per il suo impegno nella promozione della cultura, sono qui per 30 minuti di improvvisa energia, ma soltanto 30, Luca Scarrini e Adolfo Paini, a controllare i tempi e al limite a gestire l'ordine pubblico, Maurizio Matrone. Nel 1920 Mantova, per tre mesi, diventò la capitale dell'avanguardia internazionale, ovvero un signore che si chiamava Gino Cantarelli e un signore che si chiamava Aldo Fiozzi decisero di fare insieme una rivista. Blè con un colore, blè con il colore di Werther che si mette sul panciotto per non suicidarsi, blè con i blues. E quindi a Mantova improvvisamente arrivò tutta l'avanguardia, prima i futuristi, poi le riviste. Ma in tutte queste celebrazioni del futurismo che dal 2008 all'incirca ci stanno rimbombando nel cervello più o meno in tutta Italia, ma non ci avevano sempre detto che il futurismo aveva a che vedere con Milano, la città del progresso industriale, che aveva a che vedere con quella che Umberto Boccioni chiama la città che sale, quella che spinge, che attraverso il progresso va a ridefinirsi? Sì e no. Certo che c'entra il mito della macchina e dell'industria, ma è anche vero che l'Italia è un paese fatto di tante province e quindi il futurismo appunto ha albergato in tante province, dando la possibilità a tanti giovani artisti di tante discipline, tramite la capacità propulsiva e il denaro di Filippo Tommaso Marinetti, che finanziava infinite riviste in tutta Italia, di uscire per la prima volta. La questione qui non è soltanto dello stare in un luogo più piccolo che guarda verso luoghi più grandi. I due fondatori di questa rivista vale la pena di raccontarli. Gino Cantarelli, e Aldo Fiozzi. I due insieme, prima di fare Bleu, che è un titolo talmente perfetto che non se ne può trovare uno migliore per fare una rivista d'avanguardia che durò tre numeri di numero nel 1920-21, perché la perfezione mica si potrà ripetere, poi c'era Evola, numerologia, misticismi e altre robe, tre, più perfetto di così si muore. Ovviamente era anche un signore che poi aveva una idea molto precisa di un racconto della città e lui dentro Mantova, e con accento mantovano, immaginava il racconto dell'avanguardia. All'epoca Marinetti veniva bersagliato dalla stampa un giorno sì e l'altro pure. Marinetti era un miliardario, era un signore molto ricco che era cresciuto in una famiglia di Alessandria d'Egitto con un padre avvocato che gestiva gli affari di molte personalità importanti nel mondo nordafricano, il quale ha investito in arte una somma sbalorditiva. È qualcosa di inverosimile, come se uno dei grandi magnati di oggi, invece che investire nella consueta e noiosa politica o del controllo mediatico, investisse in ricerca culturale anche a propria critica, perché molti dei futuristi che Marinetti aveva finanziato dopo lo criticarono, perché è ovvio, se uno si tira su dei figli è evidente che essi tenteranno di uccidere il padre, la migliore ginnastica che l'umanità abbia mai inventato. Perché avere un padre fantastico, toglierselo dalle scatole è geniale. Che questo spirito da dado capivano assai meglio che non i critici o che non i perpensanti. È notorio che Filippo Tommaso Marinetti disse che colui che aveva fatto capire il futurismo alle masse era ovviamente Petrolini, il quale cantava i salamini e cantava cose meravigliose come «Sono un che vado in fulmine, io sono un parafulmine, sono un della riserva, sono un figlio della serva», eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto quel che sono non ve lo posso dire, a dirlo non sono buono, mi proverò a cantare. E naturalmente all'epoca c'era un'idea che purtroppo è tramontata da tempo, direi con la seconda guerra mondiale, che coloro che si occupavano d'avanguardia fossero una grande famiglia, una consorteria di persone che in un certo senso si sostenevano, si davano una mano, si anche seguivano, si criticavano. E naturalmente questa idea di consorteria si è molto poi indebolita nel corso del tempo e quindi questa gran famiglia poteva avere delle voci a Mantova, a Zurigo, a Hannover, a Colonia, a Parigi, a Londra, a Berlino e perfino a Costantinopoli, a Damasco, in Libano, in Egitto. Perché naturalmente dove nasca un'idea interessante non lo può stabilire nessuno e non è affatto detto che nasca in un posto dove ci sono grandi risorse economiche. Se no, tutto sta insieme. E quindi, nello stare insieme, è chiaro che la torta sbrisolona e il dadaismo, che sono due robe che in un quiz televisivo, quando uno ti chiede perché la torta sbrisolona ha a che vedere col dadaismo, uno ti dice che ne so. E invece c'entra come? Perché una pasticceria finanziava Bleu. C'era un signore chiamato Quadri, che era direttore responsabile, che era anche proprietario di una pasticceria. E quindi, chi lo sa se comprando una sbrisolona non finanzierò qualche simpatico gruppo d'avanguardia letterario artistica nascosto da qualche parte che ormai posso immaginare online, su web.